siamo a Bagnoli del Trigno per una gara podistica, la Physic Level Urban Trail Balneoli, una gara che serve per promuovere il territorio ma anche per promuovere lo sport inteso come sana alimentazione e sana gestione da parte dell'atleta pre e post gara utilizzando prodotti tutti naturali. Allora, insieme alle nostre immagini e alle nostre interviste, andiamo a rivivere questa seconda edizione di Physic Level. Siamo con Giovanni Occhionero, che lo ricordiamo è chimico farmaceutico di Biogroup, ma soprattutto in questo caso atleta, perché tutto nasce anche da una passione. Partiamo proprio dalla passione per l'atletica, per questo Physic Level Urban Trail di Bagnoli, seconda edizione. Allora, questo Urban Trail, che ovviamente innanzitutto è molto suggestivo, molto particolare, nasce dalla mia passione per la corsa. Adesso ultimamente ho rallentato per un infortunio, ma riprenderò, parentesi, e nasce perché noi vogliamo unire l'idea di appunto sport con un'integrazione per lo sportivo che sia ad hoc, e quindi diciamo che questo brand Physic Level, che raccoglie la nostra idea di sport e di natura, vogliamo in qualche maniera renderlo concreto, quindi con delle iniziative. Cominciamo da Bagnoli, questa l'anno scorso è stata una sorta di edizione zero, quest'anno già c'è una corsa competitiva, ma l'idea è quella di spostare questo format anche in altri borghi, non solo molisani ma anche d'Italia, per passare questo concetto proprio di sport pulito, che ha sì un sostegno anche farmacologico ma attraverso l'utilizzo di estratti vegetali. Ecco, un sostegno farmacologico attraverso gli estratti vegetali, che in questo caso diciamo si attua come? Quali sono le necessità dello sportivo? Lei che ne ha conoscenza facendo appunto regolarmente attività sportiva, in certo qual modo è facilitato poi a dare anche forse una risposta in tal senso? Beh, gli sportivi, soprattutto negli sport di endurance, e me ne sto rendendo conto in questo periodo che ho corso di meno, hanno dei dolori cronici, hanno delle infiammazioni silenti che spesso tralasciano, non curano, oppure curano soltanto quando si acutizzano e quindi hanno bisogno di sostanze di sintesi che poi danno effetti collaterali. La nostra idea è seguire, attraverso poi dei professionisti preparati, lo sportivo durante tutto il suo periodo sia di allenamento che di attività, di modo che tutto questo, diciamo, anche questo infortunio lieve di base, chi corre sa di cosa parlo, venga in qualche maniera prevenuto, trattato attraverso sostanze sia efficaci ma sicure, senza effetti secondari. Ecco, così abbiamo parlato diciamo anche dell'apparato diciamo articolazioni, l'apparato scheletrico o quant'altro, ma la necessità poi di recupero, di reintegro a fine corsa, a fine prestazione. Beh, sul recupero si può aprire un dibattito elevatissimo e diciamo che ci sono tante scuole di pensiero. Sicuramente è importante reintegrare la componente amminoacidica, è importante integrare la componente salina, ma è anche importante dare all'organismo durante l'attività fisica quelle sostanze che possono migliorare la capacità di produrre energia proprio a livello cellulare e mitocondriale. Adesso non vorrei entrare tanto nei dettagli, quindi dare nel giusto dosaggio anche della sostanze come la carnosina, la carnitina, la creatina, però date nei dosaggi giusti da professionisti secondo esperienze cliniche e non a caso, perché purtroppo nel mondo amatoriale c'è tantissimo doping, lo dico senza fuori dai denti, ci sono tanti problemi, la gente c'è il fai da te, fanno dei casini assurdi, e questo poi viene a diciamo sminuire il lavoro di chi lo fa per professione, perché per fare un'integrazione scientifica mirata, io dico, bisogna fare una fotografia metabolica del soggetto e serve il professionista. Spesso si dice che dalla Formula 1 poi vengono fuori anche diciamo, dei brevetti o comunque delle invenzioni che servono sulle auto di tutti i giorni. Allora, dal mondo dello sport invece, che cosa possiamo mutuare a livello di energizzanti, adattogeni, quant'altro, diciamo che poi possono servire sia allo sportivo in fase, tra virgolette, di mantenimento, ma anche alla gente comune? Beh, lo sport sicuramente
Lo sportivo è un soggetto che utilizza in maniera estrema l'organismo, come tu hai ben detto, e questo delle volte può diventare un boomerang, quindi può essere un soggetto che può farsi anche più male, paradossalmente, quindi deve essere molto attento. Quello che possiamo, diciamo, mutuare dallo sport è, per esempio, imparare come sostenerci maggiormente a livello energetico. Noi abbiamo da tanti anni lavoriamo su estratti vegetali che sono adattogeni, cioè nel senso che aumentano l'energia delle nostre surrenali, quindi fanno arrivare dopo il senso di fatica. Ma la fatica si può avere quando si fanno le scale di corsa a Bagnoli del Trigno, ma la fatica ce l'avete anche voi quando correte da una parte all'altra. E quindi, diciamo, conoscere l'organismo, diciamo che lo sport è un laboratorio e attraverso il quale si possono, appunto, testare delle molecole in maniera più estrema, e poi queste esperienze che si raccolgono in ambito sportivo si possono, come giustamente hai detto tu, si possono riportare anche nella vita quotidiana. Giovanni Labbate, anche l'Atleta di Cagnone qui a Bagnoli del Trigno per questa gara all'interno del comune di Bagnoli del Trigno, un modo comunque per riscoprire un comune dell'Alto Molise. Ma guardi, diciamo, lo sport serve anche per, diciamo, per far conoscere queste realtà a tutti. Diciamo, noi abitiamo ad Agnone, sono 20 km qua, però abbiamo sentito parlare della Domus Aurea, però non ci siamo mai stati, quindi questa è anche un'occasione per far conoscere queste bellissime realtà, insomma. La Domus Aurea, quindi, che promuove il sano sport. Oh, il sano sport e poi, diciamo, anche il percorso va in questo senso, perché è un percorso naturale attraverso, diciamo, un percorso dove stanno tutte le piante officinali, e quindi per farci conoscere anche questo, veramente questo è un modo molto bello per lo sport e per la natura. L'atletica, voi, uno sport che si può praticare sempre? Allora, l'atletica è uno sport individuale, non è come il calcio che bisogna essere, diciamo, una squadra. L'unica cosa che richiede molto sacrificio l'atletica, sia a livello fisico sia anche a livello economico, perché ogni atleta si paga le trasferte, si paga, perché gli sponsor non è che poi se ne trovano tanto, insomma. In quanti oggi qui dell'Atleta di Cagnone? Di Cagnone ne siamo in 4 oggi. Andrea Pizzuto della Virtus Campobasso qui a Bagnoli del Trigno per partecipare a questa seconda edizione di un Urban Trail proprio nel centro di Bagnoli del Trigno. Secondo vostro per te, ma com'è stato questo circuito? È stata una bella gara, interessante, abbastanza dura, e bello il paesaggio, bello il contesto. Tanti anche terreni, perché sì, dallo sterrato alle gradinate all'asfalto. Sì, è stato un bel percorso, ben pensato, ben realizzato, e diciamo ci è voluto anche un po' di resistenza. Sì, però molto molto bello, complimenti all'organizzazione, e ringrazio la Virtus che ogni giorno mi dà l'opportunità di allenarmi con loro e fare qualcosina con loro, insomma, sì. Queste gare che si svolgono in Molise sono importanti per voi comunque per mantenervi, diciamo così, anche in allenamento? Sono importanti anche come promozione del territorio? L'atletica, certo, quindi è molto importante, certo, per questo? Certo, l'atletica anche come modo di conoscere questo Molise, questa bellissima terra quasi sempre dimenticata, però queste sono, diciamo, opportunità per socializzare e per conoscere il territorio, il Molise, che è una bellissima terra, un bellissimo posto. Possiamo intervistare anche la prima classificata della non competitiva. Mi ricordi il nome? Come ti chiami? Sofia. Sofia, come è andata questa gara per te? Bene. Che cosa ti è piaciuto di più? Con chi l'hai fatta anche la gara? Me lo racconti un poco? Con mamma. E ti è piaciuto correre? Ma chi ti ha insegnato a correre? Mamma. L'anno prossimo ritorni o no? Sì, ritorni.